Sony con il team della morte. In onore di Mario, ho messo la stessa pantalonata. Se non avete visto il video nuovo di Tedu, andatevelo a vedere, vi metto il link qua sotto perché è una bomba atomica. Grande. Mettere la propria vita nelle canzoni, nient'altro. È sempre stato questo. Tanto raga, grazie ancora perché c'è un incidente. Assenza il quarto disco di platino. Siccome qualcuno mi accusa di strumentalizzare la mia vita sentimentale, ma ragazzi, io ho dedicato una canzone alla persona che amo. Gli ho chiesto di sposarmi in uno dei giorni più belli della mia vita e faccio uscire questa canzone. Cioè, questo è il mio lavoro, è quello che amo fare e... è normale, secondo me. Non andate a cercare sempre il brutto anche quando non c'è. Sono brutto anch'io, ma non in questo. Per tutti gli altri, io sto montando di mio pugno il video e non so cosa uscirà fuori perché è una cosa molto strana. Sto ritornando a montarmi video come tanti tanti anni fa e vediamo cosa succede, vediamo. Oh mio Dio, sono emozionato, torno a fare i vecchi unboxing da giovane ragazzo adolescente. Eccoci amici, queste sono le due versioni della Multi Platinum Edition. Quella piccola è quella che costa meno, quella grande è quella che costa di più. Ciò che dovete sapere è che in entrambe le versioni troverete questo fogliettino. Non perdetelo, mi raccomando, è per partecipare al party, al secret party che abbiamo organizzato solo per voi. E si entra solo con questo. Non si paga soldi, si entra, questo è il vostro denaro. Qua ci sono tre CD più il DVD. Ma guardate che bello. Guardate che figata. Madò, cioè ci sono un album di ricordi, qua ci sono tutti i testi, e qua ci sono i CD. Oh mio Dio, non riesco, aspetta, no, ah ma erano finiti, cosa stavo cercando? Anche in questo, vedete qui c'è il codice per il Secret Party. E ci sono i CD. Quindi da venerdì potrete ascoltare i brani nuovi su Spotify, iTunes, chi più ne ha più ne metta. Invece qua, in tutti i negozi, troverete queste due versioni. Mi raccomando, perché non facciamo in store quest'anno, facciamo solo questo. Vi spiego un attimo la decisione di non fare in store quest'anno. Purtroppo io, facendo X Factor, fisicamente non ci sono. E da gennaio sarò a Los Angeles per il parto e quindi non abbiamo proprio il tempo fisico, però non ci dispiaceva non fare niente. Quindi abbiamo deciso di fare questa cosa perché è un modo nuovo, non è un in-store, secondo me è qualcosa di un po' più figo di un in-store. Ci vediamo, cantiamo, facciamo le foto, sarà un evento unico e quindi... Sito qua sotto. No vabbè, ma veramente? Ma cos'è? Cosa sta succedendo? Cosa succede? Oh mio Dio, no, cosa? Vabbè. Io dico, perché recitare la parte della buonista che fa fatica a esprimere delle critiche al tavolo dei giudici quando poi fuori dalla gara... Uno deve fare le facce schifate perché sente un ragazzo di 19 anni cantare quando... Cioè, anche no, è un po' poco rispetto. Se vogliamo fare gli stronzi, facciamolo sempre. Io quando sono stronzo sempre, dappertutto. No? O se dobbiamo recitare una parte, recitiamola fino in fondo. Cerco di esprimere meglio il mio concetto. Che senso ha cercare di svilire un ragazzo di 19 anni fuori dalla gara facendo le facce schifate palesemente... E poi togliersi il riflesso di Pavlov guardando la telecamera e dire: no, ma ha cantato bene.